Buongiorno a tutti, l'inverno si sta avvicinando e un ottimo argomento da affrontare per la vostra sicurezza è sicuramente quello dei pneumatici invernali. A dire il vero, non c'è un codice nazionale che preveda l'obbligo di mettere i pneumatici invernali. Dipende dagli enti locali, quali comuni o province, oppure dalle autostrade. Per questo vi consigliamo per la vostra zona di vedere nei vari siti internet. Normalmente il periodo va dal 15 novembre al 15 di aprile, salvo modifiche. Sicuramente le catene possono essere uno strumento per chi non usa tanto l'auto, però devo dire il vero, non sono molto comode da mettere. Quindi per chi percorre le strade che abbiamo detto prima con l'obbligo, oppure perché fa tanti chilometri, consiglio sicuramente i pneumatici invernali. Questo perché, oltre per un discorso di legge e di normativa, il pneumatico invernale con il suo intaglio particolare e con la sua mescola molto più morbida permette di avere una sicurezza sull'auto molto più elevata, sia in condizioni di quando c'è la neve, ma anche basta con il freddo sotto i sottogradi, diminuendo lo spazio di frenata. È riconosciuta dalla normativa europea l'indicazione sul pneumatico invernale della sigla M+S, ovvero Mud più Snow, ovvero fango più neve. Bisogna dire il vero però che per quanto riguarda i simboli non c'è una normativa unica alla quale fare riferimento e quindi ogni produttore potrebbe avere alcune differenze sui simboli. Il simbolo Snowflake è il simbolo del fiocco di neve all'interno di una montagna a tre cime. Questo simbolo corrisponde ai più elevati standard qualitativi per la percorrenza sulle strade a fondo innevato o sdrucciolevole. Anche quella è un'ottima possibilità per chi non percorre tanta strada. Ma attenzione, chi percorre le strade, come abbiamo detto prima, dove ci sono le limitazioni, piuttosto per chi percorre tanta strada, noi non le consigliamo in quanto, non essendo né pneumatici estivi né pneumatici invernali, non offrono il meglio delle prestazioni, quindi per la vostra sicurezza, né in estate né in inverno. Gli pneumatici invernali potrebbero essere montati su due ruote, assimilabile quindi alle catene da neve, ma sempre per la vostra sicurezza è ampiamente sconsigliato perché la macchina diventerebbe inguidabile e quindi potreste avere delle perdite improvvise di aderenza. Gli pneumatici sulla propria vettura vanno scelti guardando ovviamente la misura e le caratteristiche tecniche, quali codice di velocità e indice di carico, ma mi raccomando assolutamente confrontatelo col vostro libretto di circolazione dell'auto per non incorrere in sanzioni o avere una guida di una vettura non performante. Ogni pneumatico deve avere obbligatoriamente un'etichetta apposta dal produttore dove troviamo tre indici. Il primo è la resistenza a rotolamento, che parte dalla classe più elevata che è in A per arrivare alla più bassa in G, e più alta è ovviamente meglio è, e questa indica appunto la resistenza a rotolamento e di conseguenza il risparmio di carburante. Il secondo indice è la frenata sul bagnato, anche qui la classe più elevata è l'A e la più bassa è la G e quindi descrive quanto è efficace il pneumatico sul bagnato. Terzo e in ultimo sono delle barrette dove indicano i decibel e quindi sostanzialmente il comfort della vostra vettura e la rumorosità. Il DOT sono i numeri che esprimono la settimana e l'anno di produzione dello pneumatico. Quindi, anzi, attenzione anche in internet quando trovate degli pneumatici troppo scontati, perché potrebbe esserci la fregatura, ovvero sono pneumatici molto vecchi, magari più di 4 anni, che hanno perso le loro caratteristiche di pneumatici invernali. Il gruppo Bonaldi vi offre il meglio degli pneumatici presenti sul mercato, vi offre il deposito degli stessi, così evitate di portarveli in auto e tenerli nel garage di casa, e un plus in aggiunta l'assicurazione di 36 mesi contro danni accidentali.